Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Invochiamo il Signore con le parole del Cantico di Isaia che ci viene proposto dalle lodi mattutine del giovedì della terza settimana. Il Cantico è intitolato «Il Buon Pastore, Dio l'Altissimo e Sapientissimo». Ci fa contemplare Dio come colui che guida l'umanità verso un avvenire migliore, pieno di benessere, di speranza. Ecco il Signore Dio viene con potenza, con il braccio Egli detiene il dominio. Ecco Egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore, Egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo, chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia, che ha diretto lo Spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti, a chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza. Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bellissimo questo cantico che mette insieme l'immagine di un pastore premuroso che cammina, possiamo dire, al passo delle sue pecore, conduce pian piano le pecore madri perché sono stanche, perché sono gonfie di latte, e porta gli agnellini sul petto per non farli stancare. Ma allo stesso tempo a questa immagine carica di tenerezza, Isaia accosta quella di un Dio che considera vanità l'orgoglio delle nazioni. E quest'oggi concludiamo il nostro percorso sulle virtù cardinali con la temperanza. Ricordiamo, la prudenza ci fa vedere il bene, la giustizia ce lo fa attuare, la fortezza ci rende perseveranti nell'attuarlo, anche di fronte alle difficoltà. La temperanza ci rende delle persone che nella loro vita mantengono sempre una vigilanza su se stessi per poter abbracciare tutte le altre virtù. E leggiamo un brano che viene proposto dalla liturgia nella preghiera della sera, la compieta, al martedì. È tratto dalla prima lettera di Pietro, al capitolo 5. Siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetevi saldi nella fede. Siate temperanti, vigilate, dice l'Apostolo Pietro, e invita ad una virtù che porta la persona ad avere un grande equilibrio nella sua esistenza, la vigilanza perché non ci siano degli eccessi. Mi piace ricordarvi un'immagine dell'allegoria della temperanza che si trova in Puglia nella chiesa di Santa Maria dell'Isola a Conversano, sotto il monumento nel quale uno dei conti Acquaviva viene sepolto, abbiamo le quattro virtù cardinali
e la temperanza è rappresentata come una donna con il braccio in bilico che sta versando il contenuto di una bottiglia in un bicchiere. Possiamo dire che viene presentata questa donna nell'atto di non alzare il gomito, dove per alzare il gomito significa darsi a degli eccessi nel bere. Ecco, in questa immagine noi abbiamo una persona che sa mantenere l'equilibrio. Infatti la temperanza è quella virtù, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti dell'onestà. Nella nostra vita dobbiamo godere giustamente di tante gioie, di tanti piaceri, ma ogni eccesso ci fa perdere la misura e ci fa perdere anche il senso di questi beni per la nostra vita e per quella degli altri. Temperanza richiama proprio al verbo temperare. Il clima temperato è un clima nel quale non ci sono eccessi di caldo e di freddo. Temperare una matita significa far sì che essa sia capace di svolgere quello che è in fondo il suo compito, poterla utilizzare. Se una matita è spuntata non si può utilizzare, e così se la nostra vita si dà a degli eccessi non è una vita bella, vera, buona. E il Cardinal Martini fa notare che ci sono cinque grandi aspetti o ambiti nei quali la temperanza va vissuta. Il primo è quello della moderazione nel mangiare e nel bere, e il digiuno ci aiuta a non raggiungere certi eccessi, per mantenere anche sano il nostro fisico e sana anche la nostra mente. La temperanza si oppone evidentemente ad alcuni eccessi, l'eccessivo ricorso all'alcol o il ricorso alla droga sono modalità di non vivere la temperanza. Poi c'è anche tutto ciò che riguarda la castità, la sessualità. La temperanza fa sì che la persona possa vivere nella castità, cioè nella custodia dei sensi, degli occhi, della fantasia, dei gesti, con un buon uso della televisione, delle letture, dei giornali. Tante volte ad alcune perversioni che si arriva gradualmente con degli eccessi che coinvolgono anche la propria sessualità. C'è un terzo aspetto della temperanza, quello nell'equilibrio dei beni materiali, in particolare del denaro. L'avaro è una persona che non è temperante, ha del denaro ma non gli basta mai. E così alcune persone che hanno ad esempio la compulsione allo shopping, si dice, cioè a comprare sempre qualcosa di nuovo, alle spese sfrenate, a possedere sempre di più, a cambiare molto frequentemente uno smartphone, una macchina. Questo significa essere persone poco temperanti, che si danno a degli eccessi nell'uso del denaro. E anche la temperanza riguarda il successo e l'onore. L'umiltà, la modestia, la semplicità nel comportamento sono contrarie all'arroganza, alla supponenza, al gusto sfrenato del potere, a quella malinconia che può prendere quando non ci si accontenta mai di quello che si è e di quello che si fa. E infine, il dominio della irascibilità. Io credo che questa prova di temperanza ci sia chiesta quotidianamente. La temperanza ci aiuta a dominare il nervosismo, l'irritazione, gli scatti d'ira, le piccole e grandi vendette, le punture di spillo che tante volte si danno alle persone, ecco, a volte con una ironia che diventa sarcasmo, anche nell'ambito della famiglia, dell'amicizia, delle relazioni. E la virtù della temperanza
ci fa essere delle persone che mantengono delle relazioni equilibrate, rispettose, che sanno attendere, che sanno camminare con gli altri, che non hanno la tendenza ad imporsi e a ritenersi sempre i primi della classe. Ecco quanto è importante questa virtù, che fa sì che la nostra vita sia equilibrata. Quando penso all'equilibrio ricordo sempre una immagine della Madonna dell'equilibrio che si trova a Roma, alle Frattocchie. Pare che Paolo VI, vedendo questa semplice immagine della Madonna, disse: ecco, questa Madonna è quella che ci vuole in questo periodo, Maria con questo titolo, Santa Maria dell'Equilibrio. Ed è simpatico anche il verso che accompagna questa immagine, che dice: Santa Maria dell'Equilibrio, la cui festa non ha data, perché ogni giorno va invocata. È vero, ogni giorno va invocata la virtù della temperanza. Vogliamo chiederle al Signore in questo momento storico, nel quale tutti quanti abbiamo bisogno di trovare equilibrio in mezzo alle ristrettezze, equilibrio anche nelle relazioni familiari, dato che vivere gomito a gomito per tanti giorni può aver portato forse anche a degli scatti di nervosismo, a degli scatti di ira. È molto importante anche in questo periodo essere persone temperanti nel rivolgersi agli altri. Vediamo purtroppo che tante volte, a cominciare dalla televisione, uomini di cultura, uomini politici non ci danno questo esempio. La bellezza di un dialogo pacato, che sappia riconoscere le ragioni degli altri e proporre con convinzione ma con moderazione le proprie, ecco, penso che possa far bene a tutti quanti. Chiediamo, Signore, la virtù della temperanza per le nostre famiglie, per i nostri giovani in particolare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci rivolgiamo alla Vergine Santa, Maria Santissima di Ripalda. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalda, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo, è gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo, dall'alta riva dell'Ofanto, ove siedi pietosa comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale, fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalda, prega per noi. Maria Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Salute degli Inferni, prega per noi. E vogliamo pregare questa mattina anche per Monsignor Vincenzo Vino, già cancelliere vescovile, già parroco dei Sacri Cuori, che all'età di 87 anni, dopo una lunga malattia, ieri è tornato alla casa del Padre. Chiediamo al Signore di accoglierlo nell'abbraccio della sua misericordia
e di dargli il premio che si dà a coloro che sono stati perseveranti nel loro servizio a Dio e alla Chiesa. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda per lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Voglio ricordarvi, cari fratelli e sorelle, che questa sera alle ore 19 abbiamo la veglia di preghiera che sarà trasmessa dal Salone Giovanni Paolo II a cura dell'Ufficio Diocesano Vocazioni, in preparazione alla giornata di preghiera per le vocazioni che sarà domenica prossima. Inoltre, domani mattina inizieremo il mese dedicato a Maria. Vi invito già da questa sera, poi troverete sulla pagina Facebook della Diocesi un invito fatto dalla pastorale familiare diocesana, vi invito a preparare un roseto familiare. Una volta per il mese di maggio nelle nostre case si usavano gli altarini, vi ho parlato del presepe pasquale, richiamo al mistero pasquale. Ecco, è bello per il mese mariano fare riferimento a questo roseto, nel quale porre un'immagine della Madonna, la rosa mistica, per poter dedicare ogni giorno, a partire da domani, un tempo di preghiera, contemplando Maria, colei che ci indica Cristo, via, verità e vita. Inoltre domani, giornata del 1° maggio, celebrerò la Santa Messa alle 10 per il mondo del lavoro dal Santuario della Madonna di Ripalda, chiedendo al Signore di benedire tutte le attività che sono in difficoltà, quelle che stanno riprendendo, e chiedendo che ci sia una luce particolare nella progettualità dei politici per far sì che tutte le aziende, tutte le persone che lavorano possano trovare al meglio delle opportunità per far ripartire l'economia e coloro che sono disoccupati possano essere inglobati in questo movimento di rinascita. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Buona giornata.